Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di regali di Natale per un batterista. Oggi mi sono messo nei panni, sì, dei batteristi, ma soprattutto dei fratelli, dei cugini, degli zii, dei nipoti, dei che cavolo ne so, che hanno un batterista in casa. E a Natale una cosa difficilissima è trovare un regalo per un batterista. Perché? Perché tutte le volte un batterista dice: ma a me piacerebbe quello, poi vai a vedere, è un piatto che costa 350 euro. Poi l'altra cosa ne costa 600. Cioè tutto che costa un sacco. Quindi oggi vi voglio dare 6 spunti per fare un regalo a un batterista sotto i 20 euro. Allora, partiamo dal primo regalo. Molti l'avranno già vista su Instagram questa cosa. Infatti, se non mi seguite su Instagram, andate a farlo subito. Seguitemi perché lì metto cose in più. Metto o delle anteprime, ad esempio, qualche giorno fa ho messo una foto di questo oggetto qua. Metto cose in più, metto cose diverse da YouTube. E tante volte do alcuni consigli anche lì. Quindi andatemi a seguire su Instagram. E che cos'è questo regalo? È questa cosa qua. Questa è una chiavetta della Tama, però come potete vedere non è una chiavetta normale, è una chiavetta multifunzione. Che cos'ha? Adesso vi faccio vedere tutto. Allora, per prima cosa, da questa parte ha 1, 2, 3, 4 5 brugole diverse. Le brugole per i batteristi sembrano sempre delle cavolate pazzesche, ma in realtà sono molto importanti perché se andate a vedere nei pezzi della batteria, tante volte sono avvitati con delle brugole, ad esempio i pedali. Poi comunque in generale di brugole di qualche misura diversa possiamo averne bisogno quando andiamo a suonare, quindi questo è molto importante. Poi in mezzo alle brugole ha questa roba che non ho ancora capito cosa sia, ma penso sia per attaccarle alle chiavi. Ecco, questa qua è una cavolata, perché cosa mi attacca alle chiavi questo malloppone? Vabbè, comunque fa niente, io di solito lo metto nello zaino, ma volendo la potete anche attaccare alle chiavi. Poi dall'altra parte abbiamo una chiavetta normale da batteria e in realtà abbiamo una chiavetta così per avvitare in questo modo, ma ne abbiamo anche una da questa parte che si toglie di qua, così, per poter avvitare in questo modo qua, che comunque se abbiamo spazio è più comodo. Quindi due chiavette. Poi c'è una chiavetta un po' diversa che in realtà questa ha qualche funzione, ma non so bene cosa sia, io non l'ho mai usata, è un po' più grande. Se lo sapete scrivetemelo qui sotto. E una cosa molto importante è questa, cioè un cacciavite a stella. Allora, andiamo a vedere la figata pazzesca. La figata pazzesca è da questa parte qua. Questo buco qua, che cavolo è? Avete presente quando andate nelle sale prove, arrivate e le aste sono tiratissime? Perché il ragazzo prima non si sa il perché, ma le tira, che sembra che le tiri così. Questo qua serve per quello. Qui gli mettete la cosa, vi faccio vedere. Qui ho una normalissima asta della Pearl. Guardate, arrivo in sala prove e questa qui è tiratissima. Prendo questa, metto qui e si svita. Capito? Questa qui sembra una cavolata, ma è una figata pazzesca. Quindi Tama, no, non mi ricordo come si chiama, però ve lo lascio qui sotto in descrizione. Secondo regalo, se volete spendere veramente poco, ma avere un regalo pazzesco che qualsiasi batterista vi ringrazierà a vita, regalategli questo disco. Questo disco qua è un disco che troppa poca gente conosce, ma tutti devono conoscere a memoria. Donald Fagen degli Steely Dan ha fatto questo disco solista in cui succede di tutto. È bellissimo questo disco e ogni musicista in realtà, ma ogni batterista soprattutto deve averlo, deve ascoltarlo, deve consumarlo, perché questo disco ha 8 pezzi e per i primi 7 pezzi c'è Jeff Porcaro e nell'ultimo pezzo c'è Steve Jordan. Quindi già solo per questo bisogna ascoltarlo. E soprattutto fa capire una cosa importantissima, cioè che il semplice non è sempre facile. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi vi mettete a sentire la prima volta questo CD e ascoltate bene cosa fa la batteria, direte: vabbè, non fa niente di che. Ok, adesso mettetevi alla batteria, registrate sopra la canzone oppure registrate il poi ascolterete le due cose e capirete. Io l'ho fatto e mi volevo mettere a piangere. Anche un semplicissimo 4 quarti da fare così, da far rendere in quel modo lì, è difficilissimo. Quindi The Nightfly di Donald Fagen, raga, su Amazon costa tipo 5-6 euro, una cosa del genere, quindi in confronto a quello che è pochissimo. Numero 3. Allora, il numero 3 è un libro che molti mi hanno chiesto e quindi ve lo faccio vedere. Il lato debole di Don Famularo. Allora, che cos'è questo libro? Dato che qualche settimana fa vi ho parlato della mano sinistra, questo è un libro che aiuta moltissimo il vostro lato debole. Se ovviamente se siete mancini, il vostro lato debole sarà la destra. Qua praticamente ci sono degli esercizi, nulla di che in realtà, degli esercizi abbastanza normali, in sedicesimi, terzine, con i flam, dove viene stimolata tantissimo la vostra mano sinistra. Ad esempio, prendiamo la prima pagina, ci sono le terzine. S significa mano forte e W significa mano debole, weaker side. Abbiamo un
colpo con la mano forte e tutti i colpi con la mano debole. Poi avremo il primo colpo con la mano debole, il secondo colpo con la mano forte, poi tutti i colpi con la mano debole. Don Famularo dice essere un po' la continuazione dello stick control. In effetti ci sta. Voi fate prima lo stick control con tutte e due le mani fatto bene e poi andate a cercare di pareggiare il più possibile la mano destra e la mano sinistra. Regalo numero 3, The Weeknd Side. Andiamo avanti. Numero 4, rivelazione di inizio estate. Allora, mi hanno rotto tutti, mi hanno detto: Luca, compra ste gelatine, compra ste mungelli perché sono una figata, attaccano tantissimo. Ma sono tutte uguali. Non sono tutte uguali. Provate queste. Mungel One Buca. Allora, prima cosa, effettivamente è vero, attaccano tantissimo e ve le danno così. Adesso queste qua io le uso da 3 o 4 mesi in tutti i live, quindi si vede che sono usate, ma sembrano praticamente nuove. Vi vengono date in questo modo, ce ne sono 4, adesso ve le faccio vedere. Allora, guardate quanto attaccano. Cioè, sono attaccate alla plastichina. Sto facendo forza, E hanno 4 mesi, tra l'altro. Me ne vengono date 2, che sono quelle un po' più piccoline, e abbiamo 2 possibilità di abbiamo 2 possibilità per attaccarle. O le attacchiamo di qua per avere un dumping maggiore, cioè una sordinatura maggiore, o le attacchiamo di qua per avere una sordinatura minore. Però se la sordinatura la vogliamo veramente veramente potente, c'è l'altro tipo di gelatina, l'altro tipo di mungeld, che è questa qua. È molto 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 più potente di questa, che era quella di prima, perché per prima cosa si vede anche proprio come grandezza. E in pratica ho visto che fa venire un suono molto molto più panettone sul rullante. Ovviamente non dobbiamo tenere il rullante accordato troppo basso, perché sennò ci ammazza il suono. Ah, finalmente è arrivato il momento che tanto stavo aspettando. Vi faccio vedere una cosa che con la batteria non c'entra né merito, però a me piace. Io sono affezionatissimo a questa cosa, io voglio troppo bene e quindi voglio farvela vedere, perché comunque in generale a un musicista serve, ed è questo qua. Questo qui è un organizer, è un organizza cose, è un organizza cavi, è un porta iPad, è un porta tutto. Adesso ve lo appoggio qui sul divano e vi faccio vedere quant'è una figata questa roba. È bellissimo. Eccoci qua, la marca è questa, cioè BUBM, e in pratica ha 2 scomparti, come vedete, con 2 cerniere. Praticamente, se andiamo ad aprire la prima, abbiamo tutto. Cioè, adesso vi faccio vedere, sono un po' malato di queste robe qua, e qui praticamente ho tutti i cavi che mi servono in generale quando vado a suonare, quando vado a insegnare, sempre in pratica. Qui un cavo USB USB-C, un cavo USB mini USB, adattatore tipo C per collegargli le SD, le USB così, questo mi serve per caricare l'iPhone, questo per caricare il computer, caricatore da macchina, questo qui è un altro adattatore USB-C con 3 port USB, delle micro SD, cose varie, cavo per l'iPhone o l'iPad da 1 metro, qui ho il cavo per l'iPhone o l'iPad da 2 metri, qui ho USB normale, USB di tipo B, qui ho USB e micro USB, qui ho il caricatore per l'iPad, qui ho i tappi. Ragazzi, i batteristi devono sempre portarsi un paio di tappi dietro. Qui c'è un'altra tasca, tra l'altro, dove ho il coltellino svizzero, dove ho un adattatore che va da mini jack a jack grande, diciamo. Poi invece qui ho un porta micro SD. Quindi grazie alla precisione di questo, guardate quanta roba ci sta. In più dall'altra parte ho un altro scompartimento dove ho messo altri 2 cavi. Ho un sacco di cavi, ragazzi, lo so, però sono un po' fissato questa roba. Poi qui ho un pannetto, un panno giallo per pulire computer, iPad, quello che capita. E qui adesso non c'è perché lo sto usando per registrare, come potete vedere. Questo è un porta iPad normalissimo. Allora, guardate quanta roba ci sta qui. Questo è un regalo fighissimo che tutti vorrebbero, non solo i batteristi. Quindi spero di avervi dato un po' di consigli utili per questi regali di Natale. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace qui sotto, andate sui miei Instagram e Facebook a dare un'occhiata, magari trovate anche qualche altro regalo su foto, cose, video che ho messo in più. Tutte le cose che vi ho detto oggi ci sono qui sotto in descrizione, cliccate, vi rimando direttamente a Amazon e siete a posto. Ci vediamo al prossimo video, ciao.